Bentornati diavoletti, diavolette e soprattutto diavolette. Oggi un video make-up tutorial. È da un po' che non ne facevo più, da adesso voglio ritornare, ho proprio l'intenzione di ritornare con i video dedicati solo ed esclusivamente al make-up per un po' di tempo. Diciamo che voglio incentivare anche questo lato del mio canale. Perché parlando con alcune di voi ho capito che non si capiva molto che su Eller Channel la bellezza viene trattata a 360 gradi. E per cui, dato che io vi dico sempre che quello che noi mostriamo fuori non è nient'altro che lo specchio di ciò che abbiamo dentro, ovviamente ho pensato di renderlo un pochettino più evidente. Insomma, mi auguro che sia una cosa gradita. Ho voluto sperimentare con voi la realizzazione di questo make-up, che a me in realtà alla fine piace tanto. Pensavo che mi avrebbe fatto schifo in realtà, perché io di solito non sto molto bene, non mi donano molto gli smokey eye. Diciamo che preferisco più i trucchi dove magari carico le labbra e lascio gli occhi praticamente molto molto nude o comunque poco poco truccati. Invece ho deciso di cambiare, sapete che mi piacciono i cambiamenti, volevo cambiare, ho detto facciamo, proviamo un trucco diverso. Cosa possiamo provare? Ho visto questo trucco in internet e ho voluto riproporlo un po' a modo mio, ecco, un po' modificato. Quindi fatemi sapere se vi piace. Il tutorial sarà un po' lungo, vi chiedo perdono fin da adesso perché non sono abituata a fare i tutorial e anche prima che mi ero abituata, poi ho smesso di farli e quindi mi sono disabituata a realizzare i tutorial. Però spero comunque che vi piaccia. Trovate le informazioni di tutti i prodotti che ho utilizzato sotto, ovviamente nell'info box, ma li vedrete anche nel video perché ve li faccio vedere. Vi ringrazio veramente tantissimo e prima di lasciarvi al video vi chiedo un like di supporto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Attivate, mi raccomando, la campanella perché sennò poi non vi fanno vedere che ho pubblicato i video. Vi mando il solito mega bacio e vi aspetto dopo la sigla. Iniziamo a fare questo trucco. In realtà volevo fare questo trucco con la base già fatta, solo che siccome vi voglio far vedere due prodotti in particolare, allora la base non l'ho ancora fatta. Allora, innanzitutto metterò, prima ancora del fondotinta, metterò questa mezza fiala Collistar, fiale effetto lifting istantaneo. Allora, praticamente queste fiale le conosco perché quando ho iniziato a fare i tour e queste robe qua, per fastare su il trucco tutta la sera, nonostante le 2 ore di concerto, quindi di sgambettamento a destra manca, oppure per le interviste in TV dove c'hai i fari che praticamente ti sciolgono la faccia, così praticamente utilizzavo queste fialette di Collistar. Il packaging era ovviamente diverso, adesso è cambiato, le ho appena ricomprate, ma mi trovo benissimo. Praticamente l'effetto è quello della pelle, così il trucco ti rimane tutto il tempo. Qui adesso registrerò un pochettino di video che poi pubblicherò più avanti e lo registrerò con questo trucco bello pesante per far sì che all'ultimo video io non sembri mia nonna. Allora forse è meglio mettere su un po' di queste fialette. Ne bastano poche gocce, infatti io di solito lascio il cappuccio e vado a conservarla per il trucco successivo. Da questo effetto tensore, ovviamente ragazzi, non fa i miracoli, non è un lifting. Una fialetta la uso in 3-4 volte e poi di L'altro prodotto di cui volevo parlarvi, ma se volete vi faccio proprio un video specifico su questo perché insomma è una bellissima scoperta, me l'ha fatto scoprire Giulia Cova, per cui grazie mille Giulia, ti adoro, lo sai ormai, lo sapete anche voi il mio amore per il canale di Giulia Cova, quando ha fatto la sua recensione delle novità sui fondotinta. Questo è il fondotinta matte oil free long lasting di Collistar, è nella tonalità 01. Ragazzi, ci ho messo una vita a trovarlo perché praticamente non ce l'avevano da nessuna parte. Due vantaggi meravigliosi per me: uno è oil free e come sapete, se mi seguite, io ho avuto dei problemi di infiammazione molto profonda alle cisti e quindi praticamente il dermatologo mi ha detto assolutamente niente fondotinta con oli, per cui dovevo trovare un oil free.
tutti quelli che ho provato fino adesso mi facevano schifo, cioè nel senso che non performavano, sul mio viso non performavano, o rimanevano a chiazze, o era troppo difficile stenderli, o le colorazioni non andavano bene, insomma tutta una serie di problematiche. Non riuscivo a trovare un fondotinta oil free che fosse coprente, che andasse bene come colore, che fosse long lasting e che non si muovesse soprattutto, e questo invece lo è. Si stende in un attimo, una volta che l'avete steso rimane lì per tutto il giorno, una roba incredibile. L'ho messo anche per andare in palestra, ragazzi, cioè non potete capire, fantastico, per cui questo top tutta la vita. Prima di andare a stendere il fondotinta, che ci metterò 2 nanosecondi come vi ho detto, vado a passare questo Bare Minerals. È un correttore praticamente antibatterico. Funziona assolutamente sì, e lo adoro, l'ho provato così, l'ho comprato così per scherzo, diciamo, ho detto vabbè dai, acquisto una cosa, era il mio compleanno, me l'ha regalato Mr. X e vi farò il video dei regali del compleanno appena mi finiranno di arrivare, quindi l'ho comprato così per provarlo e invece vi garantisco che funziona. Se lo annusate, praticamente è imbevuto di tea tree oil, per cui va a seccare il brufolo quando praticamente il brufolo sta uscendo e va a disinfettare tutta la zona quando il brufolo è già uscito. Allora, la base l'ho fatta. Il trucco che voglio realizzare oggi è un trucco che ho visto da una youtuber americana. Mi era piaciuto tantissimo, soprattutto mi è piaciuto tantissimo perché io credo di stare veramente molto molto male con lo smokey eye, credo che mi invecchi tantissimo, ma questo smokey eye è talmente tanto pesante che o lo ami o lo odi. Per cui, insomma, faremo questo esperimento insieme. Per riprodurlo ho scelto di utilizzare 2 palette che non mi avete mai visto utilizzare, che sono queste 2 di The Balm. Se volete il video su tutte le mie palette, quindi tutte le palette che ho, ce n'è un pochettino, ecco. Se volete il video su tutte le mie palette, ovviamente fatemelo sapere giù nei commenti. Io ho voluto utilizzare la 1 e la 2 di The Balm perché praticamente volevo utilizzare tutti i colori opachi e in pratica metà li trovo di qua e metà li trovo di qua. Allora, 2 piccole news. Praticamente ho deciso che dai prossimi mesi su LR Channel troverete un po' più di video dedicati al make up, perché sto cercando di sottolineare tutto quello che è il concetto di bellezza. LR Channel alla fin fine è l'unico canale su YouTube Italia che parla di bellezza esteriore, quindi make up, outfit, haul, prodotti, skin care, hair care, e bellezza interiore, per cui vivere nel qui e ora, la presenza, la gratitudine, e soprattutto con la rubrica sul divano rosso, come abituarsi nella vita quotidiana a non soccombere a sentimenti negativi come la tristezza, la timidezza, l'autostima, i sensi di colpa, eccetera eccetera eccetera. Intanto vado a prendere sempre dalla stessa palette Feisty, che è questo, che è tipo un marroncino, e lo metto solo nella piega dell'occhio. E quindi stavo dicendo, volendo ribadire questo concetto, ho pensato che almeno un video a settimana vorrei pubblicarlo proprio su un argomento beauty, per cui potrebbe essere tipo i finiti, i preferiti del mese, le scoperte, il make up, le novità che ci sono adesso. Aspetto un sacco di pacchi che mi devono arrivare da tali aziende, cose anche proprio legate al mondo della bellezza esteriore. Io penso che tutte e due i mondi siano molto molto legati e che non ci si debba privare di uno per avvantaggiare l'altro, cioè il nostro aspetto esteriore spesso e volentieri è un po' lo specchio di come ci sentiamo interiormente. Ecco, tirarsi su esteticamente, e lo sa benissimo purtroppo chi è passato da un cancro o da una malattia cronica, tante volte è utile a tirare su anche proprio tutto il sistema immunitario e il morale. Il fatto di vedersi belli allo specchio spesso e volentieri ci aiuta a reagire a tutte le cose della nostra vita che non vanno bene. Dal mio pot di Maybelline New York, questo qui è un gel per eyeliner, io però lo utilizzerò per fare il mio punto di nero sulla palpebra mobile, per cui è proprio un nero nero. Vado a prendere questo pennellino piatto e vado a portare il mio punto di nero sulla palpebra mobile, sperando di non fare un pasticciaccio. No, ma dai.
dai, ce la faccio, ce la posso fare. A questo punto cosa faccio? Vado a sfumare. Ok, sfumato un po', invece vado a prendere un nero, che in realtà non è un nero questo, ma è un grigio, dalla palette di The Balm, la numero 1 stavolta. Perché? Perché appunto il nero opaco lo trovo qua, se no l'altro era pieno praticamente di brillantini. Per cui prenderò questo che si chiama Sirius e lo vado a prendere sempre con un pennello da sfumatura. Utilizzerò questo, che di solito è quello che utilizzo per i neri, e vado a rendere la mia sfumatura ancora più densa. Vado a fare la parte di sotto, sempre col pennellino del gel, che avevo utilizzato il gel, vado a fare poi la parte di sotto dell'occhio. Col pennello da sfumatura che avevo utilizzato per l'arancio, quindi per la piega dell'occhio, vado a sfumare sia sopra che sotto. Ora vado a mettere un po' di casual dentro l'occhio, questo per dargli ovviamente un po' di uniformità. Con un pennellino, questo qua, per fare le linee fini, vado a prendere sempre il marroncino, quello della piega dell'occhio, e lo porto sotto. Vado a fare un po' di contouring con questo Sculpt and Highlight di NYX per il contouring. Ve ne avevo già parlato, mi trovo benissimo a livello di prodotto, mi trovo ni a livello di pack, preferivo il matitone. Finirò, poi andrò a riacquistare il matitone. Andiamo a mettere i punti luce. E utilizzerò anche quest'altro di NYX, che è un correttore HD Studio, quello effetto Photoshop, anche perché qua sotto praticamente, come vedete, c'è un po' di fallout che vi avevo detto appunto che è tipico delle palette di The Balm. Ovviamente ora devo andare a fare le sopracciglia perché praticamente sono scomparse e poi andrò a fare anche punti luce sotto le sopracciglia. Come pennello per le sopracciglia prendo questo di Essence, che è proprio il pennello quello apposta per le sopracciglia, e prendo il gel brown sempre di Maybelline New York. Lo scarico sempre io, perché quando poi fai le sopracciglia è brutto che rimangano troppo cariche. Utilizzo sempre il mio correttore di NYX e vado a fare il contorno. Mascara, utilizzo questo di L'Oreal, è il Mega Volume Collagene 24 ore. Allora, per le ciglia finte me lo chiedete tutti, adesso vi do un po' di informazioni, comunque trovate tutte le informazioni sotto nell'info box. Queste qui, che sono così, sono ciglia finte che io ho acquistato su AliExpress. 5 paia di ciglia finte alla bellezza di 1,99€ con spese di spedizione comprese. Arrivano a casa nel giro di 3 settimane, un mese minimo, per cui i tempi di spedizione purtroppo sono lunghi, ma sono le mie preferite. Le ho scoperte sul canale di Gnappetta, per cui insomma se vi interessa vi lascio giù il link direttamente, quello di Ali. E poi utilizzo una colla per ciglia finte, che anche questo mi chiedete tutti quanti quale utilizzo, quella di Essence. Comunque, se volete che vi faccia un tutorial sull'applicazione delle ciglia finte, su tutti i miei trucchetti per applicarle in 2 nanosecondi, ovviamente fatemelo sapere sempre nei commenti sotto l'info box. Messe le ciglia finte, per proprio chiudere il cerchio mettiamo anche l'eyeliner Master Precision, Prestige di Maybelline New York. E anche per gli illuminanti ho The Manizer di The Balm, la palette con
i tre illuminanti di The Balm. Praticamente prenderò il Mary Lumanizer, che è il più popolare, credo. Come blush ne prendo uno molto freddo di Essence, che è questo, il Blush Up. Avendo caricato così tanto gli occhi, preferisco lasciare la bocca nuda e per questo utilizzerò un rossettino di Sephora, che è questa tinta labbra numero 13. Allora, in pratica Sephora ha fatto uscire le nuove tinte labbra di questa linea a tutti i numeri, così mi sto vedendo un sacco di video in internet e penso che ne acquisterò qualcuna perché sono bellissime, alcuni colori sono veramente favolosi. Io mi trovo benissimo, ho questa e ho lo 01 che è praticamente un rosso, il rosso che mi vedete sempre, e mi trovo da Dio, quindi mi sa che acquisterò qualche altro colore. Prima faccio un po' di contorno e lo faccio con questa matita che è la 405 di Kiko. E voilà, il trucco è finito. Allora, fatemi sapere se vi piace e facciamo che scegliete voi il prossimo make-up che dovrò fare, quindi fatemi sapere che tipo di make-up volete, se è un make-up nudo, se è un make-up con un'attenzione sulle labbra, ancora sugli occhi, con qualche colore, un make-up con i colori metallici, che è quello che vorrei fare, insomma, prossimamente mi piacerebbe tantissimo testare, insomma, questo genere di make-up. Fatemi sapere che tipo di video volete sui make-up. Avete tutto lo spazio sotto l'info box, lasciate un cuoricino all'interno del vostro commento così io saprò che avete visto il video fino a qua. Vi ringrazio con tutto il mio cuore di aver guardato questo video e soprattutto di sostenermi da tanto tanto tempo per ogni video che faccio. Veramente non so come ringraziarvi, per me vale tantissimo, vale veramente il mondo tutto quello che fate per me. Quindi vi ringrazio con tutto il cuore. Se questo video vi è piaciuto e soprattutto se vi piace l'idea di avere un canale su YouTube Italia in cui si parli di bellezza, non solo dal punto di vista esteriore ma anche interiore, ovviamente lasciatemi un like, anzi tanti tanti like, spolliciate il più possibile, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi mando come al solito un mega bacio e tantissimo ma tantissimo amore.